Ciao ragazzi, messaggio promozionale. Davide vuole farvi vedere prima i suoi capelli, ah, siccome dai, non entrano nella ringlet. Cioè, fanno cagare perché sono stato sbagliato a farseli. Perché lei vuole mostrare le sue tette, io invece i capelli. Sì, so perché metti questo. Sempre in giù la telecamera. Vabbè, ecco, clickbait. Non si vede, non ci vedranno mai. Da paro pelato, perché guarda, intanto guarda, non guardate. Beh, io invece sto bella, va bene così. Ma la, l'intro? No, era questo l'intro? Così. Sì, ah, così. Ah, puoi fare una polpetta per amica. Tum, 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 tum. Dico, Davide oggi non è raffreddato, almeno così sembra, mentre tra 2 secondi sicuramente gli verrà il raffreddore. Ecco. In questo video vogliamo parlare dell'esperienza di cui vi ho già parlato e di cui Davide vi ha già parlato nel suo canale, video, ovvero sì. L'esperienza di bullismo che abbiamo vissuto insieme grazie ai suoi amici di M. Sì, amici, ex amici, bye bye. Comunque che poi hai detto, ma tanto tra un mese ti fai di nuovo pace con questa tua ex amica, invece no, bitch. Io, ma guarda, ci farei comunque pace. Non è vero. Sì, perché purtroppo non capisci che è una persona pericolosa. Lei, quante persone pericolose ha incontrato nella sua vita? Io tante, però non, mai nessuno mi ha detto in quel modo che mi avrebbe preso a coltellate. Almeno me l'hanno detto, ecco. Ma io non sono più uscita di casa e non ci ho più voluto avere rapporti. Quando mi hanno chiesto di prenderci un caffè insieme, cosa che hanno fatto ultimamente, ma pure a distanza di anni non è che ci sono andata per caffè. Perdonava, beh, se perdona, ma io non mi fido, punto. Negli episodi precedenti. Ok, stiamo parlando di quell'esperienza che abbiamo vissuto insieme, di bullismo, di cui io ho parlato nel mio canale e lui invece nel suo, in cui la sua ex migliore amica, che conosceva da 7 anni, si è messa con uno un po' decelebrato, si può dire decelebrato su YouTube oppure mi segnalano, non lo so, no, però comunque una di quelle persone molto strane che quando gli rode il culo pia e piano a coltellare le persone. Esatto, bravissimo, effetto speciale. E lei che è successo? Praticamente questo era geloso di Davide e gli ha detto che l'avrebbe preso a coltellate, ecco. Solo che io ho smadonnato perché ci tengo a Davide e la mia la Silvia protettiva che è in me ha sbroccato a questa persona per audio, anche se questa persona non mi ha cagato minimamente per audio, ma ha continuato a prendere a parolacce e a insulti Davide. E ci siamo incazzati più con cioè questa mia amica, che è migliore amica tra parentesi, che rispetto al suo ragazzo, perché di certo del mio del suo allora, ragazzo, lui si ecco, è comportato da delinquente. E io punto. So, cioè, io so quelle persone come si devono trattare, cioè non le devi proprio calcare. Invece in lei devi, ha dato devi pure trattarle il cellulare come per loro si trattano loro, però in un modo diverso, maturo, capito? Tipo, noi abbiamo detto direttamente dopo quelle registrazioni: senti, se continui, andiamo per vie legali. Direttamente, senza dire ci incontriamo, ci ammazziamo. No, perché non sono manco il tipo che fa queste cose. E ma vabbè. Comunque l'errore della ragazza, che per lei non è neanche un errore tra l'altro, è stato che praticamente ha dato così il cellulare al fidanzato per far insultare Davide e non ha detto niente, perché questo ragazzo inviava i messaggi minatori a Davide dal cellulare della fidanzata, ovvero dell'ex migliore amica di Davide. Sì. Quindi per me persone così non sono normali, ne so vere, anzi so falsissime, so persone che ricordatevi... o hanno paura di rimanere sole perché veramente non... E ricordatevi che comunque dovete sempre, cioè non si conosce mai una persona al 100%. Voi sicuramente vi conoscete al 100%, ma gli altri mai, cioè non sempre un qualcosa, certo, una percentuale, perché se io è strano che cioè prendo una persona e dico ok, tu sei la mia migliore amica, perché non lo faccio mai con nessuno, mai, è difficile, anzi con questa persona ci avevo perso piano piano un po' di rapporti, non so, mi stavo un po' distaccando, infatti non ti parlavo mai di lei, di questa persona, e già da là mi stavo staccando. Poi lei ha dato il colpo di grazia e anzi ne ha dati due, ora vi spiegheremo. Alcuni di voi ci hanno chiesto se li abbiamo risentiti o meno dopo ciò che è accaduto, e li abbiamo risentiti, sì. Cioè Davide li ha risentiti. Ora, dopo una settimana e mezza lei mi ha inviato un messaggio per riappacificare i rapporti, e io ci ho detto di no, perché comunque io non me la sentivo, cioè dopo così poco tempo. Vabbè, se sentite il cane o qualche perché musichetta, è perché qua in campagna ci stanno solo licei musicali e perché Davide c'ha un cane che non riesce a sta zitto. Vabbè, e io ho detto di no, cioè perché era troppo presto all'inizio, cioè proprio preferirei che lei si lasciasse con questa persona, perché
Boh, secondo me è peggiorata solo, cioè lei si fa molto trasportare da queste Lo persone. preferiresti per lei perché almeno sta meglio, o nel senso se si lascia con lui ci posso Ma pensare, se guarda, no no? se sta meglio lei con lui, cioè a me non fa niente. Ma se sta male, nel frattempo pensa, aspetta, no, non sono io in questo momento. Mi piaceva quando più stavo con Davide, non stavo con questa persona. E mi può ricontattare, io poi in caso se... Ci vado a pensare, dico Veramente io ok. sta di. Vabbè, ma Ma perché sì. secondo me tu involontariamente vuoi che lei torni. Ma che si deve lasciare con questo? Inconsciamente. Perché, cioè, io non lo conosco al 100%. Ecco perché io Ma il fatto è all'inizio mi che sono tendiamo a incazzato dare la con colpa a questa persona. lui quando lui ha detto le cose della coltellata, ma lei a parte si è lasciata trasportare. Lei è una persona che fosse stato lui, fosse stata un'altra persona, si tratta comunque del fatto che non ti Giusto. ha difeso minimamente Giusto. e non l'avrebbe fatto manco con un'altra persona. Non è che lui ha detto ti è, dammi il cellulare perché sennò ti ammazzo. Quindi Lei ha dato il cellulare. deve capire quello che ha fatto. Poi, più in là, vedremo se si aggiusteranno le cose e capirò che veramente questa persona tiene a me e che ha sbagliato, perché alla fine noi siamo umani e si sbaglia. Però, cioè, fino a quando non vedo proprio che lo capisce, tanto ancora, ragazzi, ancora sta insieme a questa persona, non vi preoccupate, quindi Tra non è l'altro si fanno capito. le battutine Sì, pure sui social sì. network, scrivono cose tipo mo ci ammazziamo, Sì. cose così. Ma vedi voi che riuscite a scherzarci, c'è sta gente che davvero non esce di casa o si Quindi, ammazza cioè, per io sto queste avendo. cose e fate come se il bullismo fosse la cosa più naturale e roba da Quindi, poco, io sto insomma. avendo altre conferme che questa persona Non non capiscono cambierà. proprio la gravità della Quindi. cosa, delle cose che hanno detto e fatto. No, è Rimangono quello, chiusi. cioè, non lo capisco, non ci arrivano. Boh, sono oscurati, tengono i cuoricini davanti nella loro relazione tra due bulli, Ma questo. sono proprio due persone che non danno il giusto peso alle cose che dicono. Perché tu pure che vai su Facebook e scrivi le battutine, mo ammazziamo tutti, ah, che ridicoli. Poi Cioè, noi stavamo chiamo la comunque con le polizia con il palpitazioni in quei giorni. coltello. In quei giorni stavamo con le Sì, palpitazioni. Se siamo nervosi di davvero, io ci ho giusto. avuto davvero paura che tu uscissi e ti trovassi un delinquente davanti. Io ho detto di no, lei mi ha insultato di nuovo, quindi non è cambiato niente. Ha riconfermato e ha detto: anzi, sai che ti dico? Sono fiera di aver fatto questo, sono fiera di, cioè, di quello che è successo. Detto E proprio, poi è sì, fiera, è felice lei. è fiera. E cioè, ha avuto tante conferme che io non tenevo a lei. Dopo, vabbè, stronzate ovviamente, perché di certo io non ci lavoro. Ah, poi l'aveva detto. Anche questa cosa. Ma se cioè secondo te io devo lasciare il mio fidanzato perché poi te cioè, non ti trovi con il mio fidanzato, preferisco stare allora con il mio fidanzato, allora sì, stai con il tuo fidanzato, non mi interessa. Però sappi che quando ti lascerai, perché sicuramente ti lascerai, perché non sei una persona che si stanca subito, sicuramente poi verrai sotto Va ricercato. i miei piedi e io ti calpesterò. Oddio, che regina. E poi dopo, vabbè, mi ha insultato questo, sì. Ovviamente io l'ho risposta, Di ma non. nuovo tenuto a precisare che io sono una bulla, Sì, che parlo di vabbè. bullismo su YouTube, ma poi faccio E nel frattempo bullismo. minaccia, minaccia, minaccia. Sì, hai capito? Dopo che mi ha Vabbè, detto che lei mi spacca l'incoerenza. i denti, mi dà una capocciola in bocca e così mi si restringono quei denti di merda che ho, mi accompagna dal chirurgo, cretina tua madre, e tutte le cose che mi ha detto, io sono una bulla solo perché ho difeso Davide. Poi dopo un mesetto, sì, ritorno da scuola, li vedo che vengono. Questa era tipo 2 settimane fa, però. Sì, tipo, non, 3 settimane Questo sì, fa, 2 settimane. due settimane e Quella, tre mezza, due settimane fa. settimane. Ci incrociamo proprio così. Pa! Il ragazzo mi fa una battuta, dice: ah, comunque, belli i video. Io ero sicuro che Sì, l'avevano hanno visto i visto. video, Io sì. insomma. Quindi Guardate pure questo. là ho detto Tanti cazzo ho cari vinto, ho saluti. detto cazzo ho vinto, significa che loro continuano, loro non hanno niente oltre, cioè oltre loro due non hanno niente attorno, io non conosco bene il ragazzo, potrebbe avere pure amici. Questa ragazza attorno, oltre a me e i miei amici, non aveva tante persone, cioè sono tutti falsi alla fine. E io li, cioè, l'ho conosciuti, mi sembravano persone false, pregiudizi e go-go, però sono sempre stato onesto con questa persona e le cose che ci dovevo dire ce le dicevo,
cioè, molte parolacce, ma che ci scherzavo ovviamente, però le pensavo veramente, quindi va Vabbè, gli bene. dicevi le Ma cose non con cattiveria, ma gli dicevi le cose in con faccia. amore anche, non è Invece lei si è che... rigirata e l'ha fatto minacciare dal sì. E fidanzato e mo te l'ha data nel più mi ha culo. insultato. E Io vabbè, ma... valuterei bene, cioè secondo me una persona così prima che si rimette a posto col cervello almeno 4 anni. Ma non è che tra un mese mo vedi che se lascia, rimane sola e ci rivai. Capisco che tutti sbagliamo, ma comunque deve davvero capire di aver Che ha sbagliato. Una sbagliato, sì. persona che ti riscrive e ti dice: no, guarda, io sono fiera di quello che ho fatto perché sono stata proprio forte, perché vabbè, non ho scelto, sono rimasto col mio fidanzato. Cioè, una persona incoerente perché, anzi, coerente nella sua cattiveria, perché non è cosciente di aver sbagliato. Ti ha Giusto, trattato male e dopo 7 anni, a maggior ragione, io non tratterei così una persona. Anzi, tu non ti devi permettere di insultare la persona che io conosco da 7 anni e che reputo il mio migliore amico. Se hai A una... maggior ragione se sei il mio fidanzato e ti conosco da 2 settimane, ma che Giusto. stai a scherzare? Vabbè, abbiamo visti, cioè l'ho visti dal vivo e lui mi ha detto che erano belli i video che abbiamo fatto. Ironicamente. Divertenti, ovviamente. Divertenti, io mi Cioè, sono erano girato. tipo quelle frecciatine, tipo belli video, eh? Tipo, E l'ho mi sono visti i girato, video. sì, ti è piaciuto. Lui ha detto, sì, però era più bello di quello di Silvio. Ho detto, sì, lui è più divertente. E mi sono girato, è questo. Ma, cioè, so che comunque... Cioè, sapevo e so comunque che non faranno niente. Dici? No, No, no. per me non faranno Perché questa niente. persona... Ma Allora, quel giorno. questa mia Ah, loro hanno amica... detto, perché io questa cosa non l'ho detta. Loro dicevano. Cioè, dopo che gli abbiamo detto che avremmo risposto per vie legali, praticamente lui ha detto che stava scherzando con le minacce di Beh, morte, con come si dice le qua, bella e buona. Sto scherzando. coltellate. Giusto per far Davide, ma stavo assorsedere. Ma scherzando? sono cose che a parte non si dicono neanche per Ma scherzo. E poi una infatti, tale cioè, cattiveria nella voce io non l'avevo mai insultami sentita. quanto vuoi, insultami quanto vuoi, ma oltre non devi andarci, perché poi lì anche io, cioè, perché ho passato pure io degli atti di bullismo e, cioè, riviverli è Poesia. brutto. E questo, non lo fare, sennò poi lì veramente mi incazzo Ma poi lui pure comunque è stato forte, non è che. Vabbè, in quel momento ci ha avuto un po' di paura, ma non è che io. si è detto: mo No. non esco più di casa. Io invece penso a come ero anni prima. Per questo mi sono tanto incazzata con questa persona che l'ha insultato e l'ha minacciato, e anche con la ragazza. Perché io, appunto, voi lo sapete, quando ero vittima di bullismo non riuscivo neanche ad uscire di casa. Io 5 anni della mia vita l'ho vissuti dentro casa. Casa, Sì, scuola, casa, scuola, mia madre mi portava ovunque. Quindi io, cioè, mi sono aggirata perché ho detto: cioè, mo succederà la stessa cosa a Davide. Invece no, non ha reagito così. E No, neanche voi dovete reagire così, cioè sì, dovete da. comunque vivere. No, vabbè, in passato sì, sono stato anche io un annetto chiuso di casa senza, preferivo stare a casa, sì. Ma poi ho detto, vabbè, sti cazzi, sai che ti dico, sti cazzi, usciamo e in caso se tengono da dire qualcosa, lo dicessero, in caso li mando a fanculo, quindi è questo. Un'altra domanda che ti vorranno fare è: come stai adesso dopo l'accaduto? No, bene, cioè non ho, anzi, non mi manca questa persona. Se lei un giorno si pentirà di quello che ha fatto, però devo aspettare in quel caso, di certo non dico subito, senti, Bravo. Genoveffa, no, adesso dammi tempo, devo capire tu come ti comporti e ok. Iniziamoci a conoscere di nuovo come prima, vedo come va. E questa no, comunque sto bene, anzi, sto più. A me tempo fa sarebbe successo, cioè fossi stata la persona di qualche tempo fa, cioè se non fosse cambiato niente, mi sarei fatta molto condizionare da ciò che è successo, ma comunque non bisogna farsi No. condizionare. A parte che, appunto, mi rendo sempre più conto del fatto che la società sta veramente degenerando, perché cioè a certe cose non si dà proprio il giusto peso, ma non gli si dà manco un minimo peso. Tutte persone che mi scrivono che a scuola parlano del bullismo, nessuno fa niente, i professori non fanno niente, adulti non Vero. fanno niente. Cioè, dovete Io quando stavo a agire. scuola, cioè, non, parlavamo di bullismo, ma mai tipo una dimostrazione o un qualcosa. Anche tipo facevano vedere dei video in cui c'erano proprio delle raffigurazioni, delle Anche se un rappresentazioni. minimo comunque Cioè, ci sono facevano. su YouTube. Io alle medie non mi cioè, no, non mi hanno aiutato. I professori non mi hanno aiutato. Però al Io non liceo, l'ho mai cioè, mostrato, cioè, avendo questo. una situazione brutta pure a casa, non proprio del bullismo, ma comunque vabbè. La cosa che riguarda casa mia, mi hanno aiutato tanto Sì. a scuola, quindi al liceo si sono resi molto disponibili sia il preside che tutti i professori, magari i compagni di meno,
Ma comunque c'è una certa maturità. Invece, guarda, oggi ormai i professori stanno sotto di noi praticamente perché dobbiamo sentirsi la matta dalla mattina alla sera. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Più che altro, speriamo che queste cose di cui vi parliamo vi facciano riflettere perché sono esperienze che speriamo non vi capitino, ma comunque speriamo anche che vi lasciano riflettere e speriamo che non facciate mai le cose che ci hanno fatto a noi, soprattutto a Davide, ma in generale nelle nostre generale, sì. vite. Anche se dubito perché fa tutto schifo. Ormai vedo proprio i ragazzini che a 8 anni si insultano, te prego, fuori scuola, mi vergogno Togli per con le loro. sigarette, un Sì, ma bucchino, veramente, ma bestemmiano te pure, lo ma. demonetizzi, come si dice? Ti levano la Vabbè, abbiamo monetizzazione. capito, Davide. Commentate qui sotto scrivendo ciò che volete riguardo il bullismo, un vostro pensiero, una vostra esperienza di cui volete parlare, non avete mai parlato, con noi potete E parlare. cliccate un bel pollice Sì. in su. Ci impegneremo a rispondervi. Vi si ama. Ciao Polpette, nell'info box c'è il canale di Davide. Alla prossima.